Eccoci. Piano si collegano tutti. Aspettiamo 2 minuti per farvi collegare tutti quanti. Buongiorno ragazzi, benvenuti, buongiorno a docenti, alunni, vedo che il numero sale molto, molto velocemente, quindi ovviamente prima di iniziare in maniera ufficiale aspettiamo di essere tutti, insomma. Intanto ringraziamo tutti voi per aver aderito al nostro percorso PCTO, capiamo comunque che è una scelta molto importante questa, perché comunque non è semplice scegliere un percorso del genere. Noi faremo sì che comunque questa giornata, e come tutte le altre giornate che faremo, possano essere il più formative possibili. Vediamo che molti di voi si stanno collegando in LIM, dopo vi spiegheremo tutto, come sarà possibile, insomma, seguire il nostro webinar. E comunque vediamo anche dei nomi singoli, quindi alcuni di voi si stanno anche collegando autonomamente. Aspettiamo un secondo che il numero si stabilizza e iniziamo. Intanto vi presento un po' i protagonisti che vi vedranno coinvolti in questa giornata. Abbiamo il nostro direttore, Livia Di Nardo, che vedete collegata con il mio stesso sfondo. Abbiamo la mia collega dell'ufficio orientamento di Accademia Italiana, Alessia, che vedete con lo sfondo sfocato che è in alto, e la Buongiorno. nostra docente coordinatrice del corso di Fashion Design, Ilenia. Buongiorno anche a te, Ilenia. Buongiorno a tutti. Allora, vediamo che piano piano il numero si sta stabilendo, siamo vicino ai 200 e questo qui semplicemente per dirvi che siamo all'incirca una ventina di scuole su tutto il territorio romano e limitrofo, perché comunque vedo anche che c'è il Colonna Gatti, che non è precisamente a Roma, ma comunque leggermente fuori. Comunque siamo licei di tutti i tipi, quindi da classico, scientifico, ad artistico. Quindi complimenti ragazzi per la scelta, grazie mille per la scelta. Ok, perfetto. Allora io Ale ti lascio un secondo la parola perché c'è una docente che non riesce ad aprire il link, la chiamo al volo. Va Ok, arrivo bene, subito. buongiorno e benvenuti. Sì, vediamo che il numero sta crescendo in maniera vertiginosa, quindi ci prendiamo ancora qualche altro istante prima di cominciare. Sì, come diceva Matteo, insomma, vi ringraziamo per essere così tanto numerosi. Oggi, insomma, vedrete una presentazione davvero molto interessante, che speriamo possa piacervi, possa entusiasmarvi e soprattutto possa farvi scoprire dei lati, differenti nel mondo del design e nel mondo soprattutto delle professioni del design. Non tutti probabilmente conosceranno, Accademia Italiana. Noi siamo una realtà che ha un'esperienza di oltre 40 anni sul territorio romano e fiorentino. E siamo un'accademia, riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca e lavoriamo con i nostri studenti toccando molti ambiti professionali. E oggi, appunto, il primo che vogliamo condividere con voi è proprio quello del settore moda, del settore fashion design. E oggi, appunto, scopriremo e vi sveleremo molte curiosità anche su questa interessantissima professione. Allora, vediamo che numero abbiamo raggiunto, 234. Grazie, veramente ragazzi, vi ricordo anche un'altra cosa importante, che durante tutto questo incontro potrete interagire attivamente con noi,
utilizzando il box, vedete in basso c'è il box delle domande e risposte, noi lo monitoriamo costantemente, quindi qualora abbiate delle curiosità, abbiate desiderio di approfondire qualcosa in particolare, sentitevi liberi di scriverci, perché noi appunto vi risponderemo, vi invitiamo proprio a farlo, perché così l'incontro diventa anche più interattivo, più divertente, più coinvolgente per tutti. Allora, direi che forse possiamo iniziare. Possiamo iniziare? Sì. Ok, a più tardi. Grazie, cedo la parola a Livia Di Nardo. Grazie mille. Allora ragazzi, intanto veramente quello che diceva Alessia è purtroppo noi siamo qui a parlare davanti a voi, vediamo che c'è un numero grande di ragazzi e sappiamo che molti di voi sono collegati anche con la LIM, per cui chi è collegato su Zoom, come diceva Alessia, scrivete sulle domande e risposte, anzi se volete scriverci anche da quale scuola, quale città o quale quartiere di Roma, perché poi molti di voi sono di Roma, questo webinar è dedicato alle scuole del Lazio. Vedo che state usando anche la mano alzata, quella purtroppo non possiamo darvi la parola perché siete tantissimi e quindi utilizzate il box delle domande e risposte e durante tutto il webinar ci sarà modo di darvi, Alessia e Matteo sono proprio qui per darvi risposte anche su curiosità oppure semplicemente se volete fare dei commenti. Chi invece è collegato da LIM, non vi preoccupate perché avremo modo, adesso vi facciamo vedere tramite Mentimeter, di comunque interagire e abbiamo anzi bisogno della vostra interazione anche per tarare quello che andremo a dirvi. Allora, cominciamo e condivido il mio schermo perché appunto vi faccio vedere subito. Entriamo nel vivo della presentazione di oggi, come appunto vi ha detto Alessia, io sono Livia Di Nardo e sono la direttrice della sede di Roma di Accademia Italiana. Accademia Italiana appunto ve lo racconto perché questo è un webinar di PCTO ed è un webinar di orientamento, ma vi racconto perché siamo noi a parlarvi di queste professioni, perché appunto siamo un'accademia, un istituto appunto privato di insegnamento universitario, un'accademia nel campo delle arti applicate, quindi avete visto già nel titolo che oggi parliamo appunto che appunto siamo un'accademia di arte, moda e design. E in questi cinque webinar vi andremo un po' a raccontare quelle che sono le professioni, gli sbocchi professionali, gli iter di studio, ma anche un po', diciamo, il passato ed il futuro di queste professioni, perché molti di voi appunto hanno dai 16 ai 19 anni, quindi qualcuno l'anno prossimo quest'anno avrà la maturità, qualcun altro invece tra 2 anni e abbiamo provato e proveremo con voi a vedere un po' quello che sarà il futuro, perché magari molti di voi studieranno e quindi entreranno nel mercato del lavoro fra 2 o 3 anni, questo soprattutto il settore della moda è un settore che si evolve tantissimo e quindi ve lo faremo un pochino vedere, ma abbiamo bisogno di interagire con voi, non ci piace, sappiamo tutti quanto è faticoso stare al di là di uno schermo, ci piacerebbe molto avervi qui e raccogliere, diciamo, le vostre domande, guardarvi in faccia, raccontarvi queste cose, per cui ve lo diciamo già da adesso, per favore interagite con noi. Come potete farlo? Appunto, Q&A, domande e risposte, oppure tutti quanti avrete un cellulare, visto non vicino in mano, scusate prof, ma a noi i cellulari oggi ci servono. Potete entrare usando questo QR code oppure andare sul browser del vostro cellulare su www.menti.com, entrate con questo codice, eccolo, bravi, e fateci un like per farci vedere che siete collegati, perfetto, così la presentazione la vedete qui, ma non solo, perché ci servirà anche Menti, immagino che molti di voi l'abbiano già usato, per interagire. Ok, fantastico, ecco, vi vedo. C'è anche il box domande e risposte su Menti che potete comunque utilizzare e che andremo a, diciamo, vedere. Quindi, chi è collegato da LIM, fate le domande su Menti. Chi è collegato da Zoom, le potete fare anche con Zoom. Quindi adesso non avete scuse, dovete interagire con noi.
Entriamo nel vivo di questa giornata. Oggi cominciamo con le professioni della moda. Cominciamo con la moda perché è un po' anche il settore storico per cui Accademia è nata a Firenze negli anni Ottanta e a Roma è attiva già da oltre anni. È un settore, tra l'altro, perché appunto è un settore che ha molta, nonostante abbia subito una grande crisi, proprio purtroppo in concomitanza con la pandemia, però è un settore che ha un'evoluzione molto forte, è un settore che sta crescendo ed è un settore all'interno del quale le professioni si stanno evolvendo tantissimo. Per parlarne con noi, chiaramente, io oggi sono semplicemente qui a moderare perché non sono un'esperta di moda. C'è invece la nostra prof Ilenia, prof e coordinatrice e stilista, appunto, coordinatrice del corso di Fashion Design in Accademia Italiana. Ciao Ilenia. Buongiorno a tutti. Eccoti. E ci sarà, perché appunto un conto è se siamo noi un pochino più adulti a raccontarvelo, un altro conto invece è se ve lo racconta qualcuno che è molto più vicino alla vostra età. Tra poco si collegherà con noi da Londra Chiara Parente, che è un'alunna di Accademia Italiana e che adesso lavora a Londra in Ralph Lauren come marketing coordinator EMEA. Poi ci spiegherà che cosa vuol dire PFS e EMEA in realtà è Europa e Mediterraneo degli Emirati Arabi. Livia, allora, scusami un attimo, vai, Matteo. Una piccola curiosità che mi scrive Emma. E alcuni di loro non hanno fatto in tempo ad inquadrare il QR code, quindi non so se possiamo rimetterlo. Ok, perfetto, grazie. Era la prossima slide. Vai ragazzi. Ho visto già che qualcuno ha scritto ciao sulle domande e risposte. Allora, proprio perché noi non vogliamo fare una lezione, ma vogliamo interagire con voi, cominciamo subito con una domanda. Servono doti artistiche per disegnare della moda, scusa, questa la faccio, magari ce la teniamo dopo. Ilenia, segnatela perché è una bellissima domanda. Sì, molto bella. E però vorrei cominciare subito con voi con un sondaggio. Allora, siamo qui a parlare delle professioni della moda, quindi avete sul menti tre possibilità di scriverci quali sono, secondo voi, le professioni nella moda, ok? Scrivetecele un po', adesso io lascio un po' di suspense, lasciamo 5 minuti, non so se avete riconosciuto, questa è una delle icone della moda, degli stilisti della moda, ecco Coco Chanel, molti di voi l'avranno riconosciuta, molti di voi vengono da scuole di moda, per cui scriveteci un po' di quelle che sono le professioni della moda. Secondo voi, poi chiaramente le andiamo a svelare, però vogliamo anche capire un po'. Eccole, abbiamo chiaramente tante stiliste, tante modelle, designer. Dai ragazzi, avete scritto solo in pochi. Eccoci, cacciatore di tendenze. Aspetta che lo tolgo un attimo così, se no copiate. Allora, invece vorremmo capire quante più professioni vengono in mente. Vai Matteo. Interrompo soltanto un piccolo secondo perché sto leggendo un po' le domande. Mi diceva Marco che c'era la freccia del mouse sopra il QR code, per quello non sono riusciti ad entrare, quindi non so se puoi rimetterlo un secondo. Lo rimetto. Allora, in realtà adesso vi dico qual è il codice, perché se andate sul codice vi ridico un attimo il codice, perché sennò mi si azzera, adesso poi ve lo faccio rivedere. Allora, aspetta un attimo, eccoci qua, usate il QR o andate su Menti e scrivete 77275647. Ok, ritorniamo e vediamo un po' che cosa è uscito fuori, Lenia. Eccoci. Sì. Tante figure. Come effettivamente è. Tantissime.
Molto interessante. Allora, chiaramente, a parte qualcuno che ha scritto il codice di menti, ma non importa. Chiaramente le figure, diciamo, più, ecco, le parole che vengono più grandi sono quelle che state dicendo di più, però ce ne sono molte interessanti, tra l'altro alcune a cui non avevamo pensato neanche noi, no? Sto vedendo Personal Shopper, che per esempio era una figura che non avevamo inserito. Confezionista esiste come professione? Sì, c'è. Confezionista. La gestione di eventi, il brand ambassador, Chiara Ferragni, molto bello. Freelancer, cacciatore di tendenze, va moltissimo, vedo, è un mestiere che piace. La modella, va bene, lo stilista, la sarta. I musicisti, forse un po' meno legata alla moda, però insomma, diciamo, Ma i in realtà giornalisti. diciamo che i musicisti possono essere legati a tutto ciò che concerne la sfilata, in realtà, la sfilata, i video, i fashion film, quello è in realtà è un comparto, è un settore, è una figura professionale in realtà che è legata sicuramente alla moda. Adesso c'è sempre più interazione anche con le figure artistiche. Che possono, anche perché le sfilate si stanno, io intanto mentre loro scrivono. Parlo un po'. E, le sfilate, diciamo, il modo di presentare le collezioni si sta evolvendo, sta cambiando. La pandemia ci ha insegnato che abbiamo dei limiti e quindi questi limiti cerchiamo di colmarli con le nuove tecnologie. E, in questo senso è chiaro che la passerella, le sfilate ci saranno e anzi stanno ricominciando a tornare, Covid permettendo, perché comunque l'esperienza della sfilata è qualcosa di. È molto bello che ci sono anche delle professioni, diciamo, più artigiane, no? Tanti hanno detto Certo. sarto, sarta, ho visto anche un calzolaio, e effettivamente c'è tutto invece un mondo legato alle vecchie professioni che poi in realtà sono delle professioni fondamentali per la moda, perché la moda è uno dei settori che meno può essere, no, automatizzato nella manifattura. E quindi è molto bella questa cosa che va dal, come dicevi tu, le professioni del futuro, quelle molto anche futuristiche oppure legate alla creatività, e invece quelle legate all'artigianato, Al al saper saper fare. fare. Noi in Italia siamo famosi per il Made in Italy, quindi il saper fare e avere delle doti artigianali. Beh, quella è la base, cioè senza quello si perde tutto. Non immagino, la tecnologia ci dà una mano, sicuramente, ci aiuta a velocizzare, anche a perfezionare alcune cose, ma la mano umana, diciamo la mente. E qualcuno prima chiedeva: servono doti artistiche? La creatività e l'arte è qualcosa che fa parte dell'essere umano, e quindi è chiaro che anche l'artigianalità che c'è dietro questo mestiere è qualcosa che ha a che fare ovviamente con l'essere umano. Quindi, questo non potrà mai, credo, È vero, è essere vero, sostituito. Può essere coadiuvato. La è tecnologia vero. ti aiuta, ma non sostituisce. Perfetto. Allora, ragazzi, andiamo avanti. Voi intanto continuate a scrivere, ma io purtroppo vi blocco perché abbiamo dei tempi tecnici, quindi qui ne abbiamo messe veramente poche, perché voi ne avete individuate altre e poi vedrete che ce ne sono ancora di più. Allora, mi chiedono sempre il codice di menti. Allora facciamo così, io ve lo metto qui su, così ce l'avete sempre su. Quindi andate su menti.com e questo è sempre lo stesso codice per tutta. Qui abbiamo delle professioni, ve le elenco un po' così, poi con Ileni entriamo un po' più nel merito. Ci sono tutte le professioni legate un po' a chi fa il prodotto, no? A chi lo pensa. E a chi lo progetta e a chi lo crea, quindi c'è il modellista, il progettista, lo stilista, lo sviluppo, il ricercatore, perché qui parliamo comunque di design, no? Quindi è vero che noi parliamo di professioni legate alla moda, ma il titolo dei nostri webinar sono le professioni nel design. Quindi poi ci sono tutti quelli che le fanno, no? Cioè i sarti, gli artigiani, anche i terzisti, c'è cioè chi poi confeziona i tessuti, cioè c'è una filiera enorme nella moda che andiamo un po' a scoprire oggi.
Poi c'è tutta la parte invece di chi vende, commercializza, voi ne avete detti tanti altri, no? Avete detto appunto anche chi fa, diciamo, più la parte di pubblicità, chiaramente ci sono appunto i buyer, cioè chi sceglie poi cosa va nei negozi sono i buyer, ci sono i manager dell'e-commerce che quanto, insomma, che sono assolutamente esplosi nell'ultimo periodo, e poi ci sono i visual merchandiser, eccetera, eccetera. E poi ci sono tutti coloro che lavorano nel mondo dell'editoria e quindi che fotografano la moda, fanno i video della moda, perché appunto i video, i fashion film sono sempre più gli stylist, che è una professione molto interessante, cioè chi sceglie, quando voi aprite un giornale di moda, chi sceglie che cosa, come matchare, come mettere insieme gli abiti in un servizio di moda, in uno spettacolo, in un film, in tutto ciò che prevede l'utilizzo di capi di moda. E poi ci sono gli editor. Guarda, aggiungerei anche qui, Vai. forse non manca questa, diciamo, questo dettaglio che secondo me poi anche legandosi alla, poi sentiremo anche dopo Chiara, c'è tutta la parte di marketing che è una parte fondamentale, la ricerca del cliente, lo studio del prodotto del cliente, di come inserire un dato prodotto nel mercato, questa è una parte oggi. In realtà è sempre stata importante. Senza uno studio adeguato di marketing, oggi è difficile buttarsi e decidere di aprire un brand. Non servono soltanto, non è soltanto una questione economica e di creatività, direi purtroppo. Serve uno studio sul settore, serve capire che cosa c'è già in overproduzione, che cosa manca, quali sono diciamo, i gap, i settori magari che possono essere sviluppati e che stanno, e quindi anche attraverso lo studio del consumatore e del target. Questo oggi è sicuramente una parte davvero importante per iniziare questo mestiere che è meraviglioso, ma è molto complesso. Come vi diceva Livia, ci sono tanti comparti dalla produzione dei tessuti alla vendita del prodotto, quindi i passaggi sono tanti. Ok, allora adesso ragazzi abbiamo bisogno di voi, quindi ritornate su Menti. Eccovi, guarda che bello tutti che arrivate. Chi non c'è, andate su menti.com e usate il codice 77275647. Mi sembra voi le Ma che favolosa, presentatrici che questa cosa è danno bellissima! i numeri di Meraviglioso! telefono. Chiamateci al numero, come fanno, al numero in sovraimpressione, Chiamaci al numero! 77275647. Siete 75, ragazzi, dai, che ce la potete fare. Andate sul, no, 140, adesso vi vedo, perché siamo per fare il quizzone sulle Il professioni quizzone. nella moda. Poi qualcuno adesso chiede se si può avere il PowerPoint. Sì, troviamo il modo di mandarvelo, comunque. Stiamo registrando il webinar, quindi ve lo mandiamo, comunque facciamo in modo di farvelo vedere. In realtà ho dimenticato che dovevamo far vedere il video, lo facciamo vedere dopo il quiz. Siete in 179, a questo punto vai, 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 vediamo quanti arriviamo per fare il quizzone. Aspettate che lo rimetto in presentazione, eccolo qua. Se ne fanno vedere solo 75, però io vi vedo qui che siamo arrivati a 200. Adoro il Ok, costume. il quizzone. Ragazzi, se alzate la mano, purtroppo non vi possiamo dare la parola, siete troppi collegati, quindi mandate le domande a Matteo e Alessia su domande e risposte. Oppure scrivete sulle chat. E poi c'è una domanda adesso, man mano che si collegano i ragazzi. Chiedono se Coco Chanel era una cappelliera, faceva i cappelli prima di diventare stilista. Vero, no? Coco Brava. Chanel trova, diciamo, semplifica in un momento in cui le donne avevano questi capelli enormi, ingombranti. Lei decide di studiare qualcosa per la donna moderna, perché gli anni 20 sono anche
diciamo, è stato un periodo in cui la donna è, anche per il discorso della guerra e quindi la sostituzione degli uomini durante la guerra, comincia a lavorare, quindi diventa più, tra virgolette, indipendente anche nella vita sociale. Quindi sì. Brave. Allora, io parto perché sennò poi non cominciamo. Sono 5 domande, vediamo a chi sa la risposta. Quante persone lavorano nel settore della moda in Italia? 100.000, 200.000, 500.000, 1 milione. E qui parliamo di tutta la filiera della moda, eh? 3, 2, 1. Bravissimi, bravi ragazzi. Non tutti, ma ben 96 su 195 avete risposto giusto, cioè 500.000. Poi andremo a vedere dove sono. Vediamo la classifica. Poi dopo chi vince ci dovrete svelare chi siete. Al primo posto abbiamo Claudia. Al terzo posto c'è una Liv, ma non sono io, faccio il tifo. E poi La Alessandro. giocano Claudia e Alessandro e Claudia anche e Alessandro se la Beatrice. giocano. Vediamo sulla seconda domanda. Tac. Allora, la seconda domanda è: quante imprese ci sono nel settore della moda in Italia? 10.000, 60.000, 100.000. Tu, 8. Dovete rispondere veloci perché fra 5 secondi, ecco, abbiamo chiuso. Ta-da! Bravissimi! Perché poi conta la velocità e la risposta giusta. Quindi vediamo un po' la classifica. Ah, c'è un'altra, c'era Liv, grande! Questo però, Non sono sempre io, bravissima Liv, però Vabbè, sono molto fiera di una omonima, chissà se è omonima. Allora, Liv e Alice, terzo Simone, andiamo avanti. Quindi sono 60.000, sono effettivamente molte aziende, poi vediamo che cosa fanno. Quale paese contribuisce per il 40%, scusate, al totale del fatturato della moda in Europa? Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna. Fatturato. E qui mi siete caduti. Mi siete caduti, ragazzi, perché l'Italia e la Francia ne ha molto molto meno. Adesso non ricordo esattamente la percentuale, ma mi sembra che sia tra il 15 e il 20%. Cioè, non solo l'Italia ha appunto tante aziende e tantissimi lavoratori, ma a livello di fatturato, perché come aziende e come lavoratori poi lo vediamo, non è così grande la percentuale, ma come fatturato è veramente il 40%, cioè quindi la moda. Per la metà del fatturato europeo, non mondiale, si fa in Italia. Ta-dan. E qui, no, Liv, mi sei caduta. Dove finì? Però c'è Liviux e Simone invece, no, Artemisia. Wolfmeister, mitico, e Bruna, che è stata la più veloce di tutti, e Simone che comunque resiste al terzo posto. Andiamo avanti. Domanda 4. Quindi io penso che quella dell'Italia pensavo fosse la più facile, invece no, mi siete caduti sulla Ma la testa. Francia, che la Francia comunque. Quale regione italiana ha il maggior numero di occupati nell'abbigliamento? Toscana, Piemonte, Lombardia. Questa anche potrebbe essere. Questa potrebbe essere tricky. No. Invece siete stati bravi qua, giustamente. La moda è a Milano, non solo però, non solo, e lo vedremo, bravi, vediamo. Vediamo che succede. Chi è stato più veloce? Sara Bianco e Bruna che scavalca Wolfmeister e arriva in prima posizione. Ultima domanda, vediamo chi vince. Grazie. Tuturu.
Eccoci qua. Quale regione ha il maggior numero di occupati nel settore invece della pelletteria, che è un enorme settore della moda? Veneto, Campania o Toscana? Qui si poteva mettere della musichetta di sottofondo, poi se no Sì, facciamo una troppo musichetta di orario. suspense. Bravissimi, bravissimi, bravissimi ragazzi. Era la Toscana, anche se il Veneto ha tantissimi impiegati, se non sbaglio, nel settore della concia, delle pelli, ma il settore della pelletteria è proprio il settore della Toscana. E quindi andiamo a svelare il vincitore del quiz. Tanto la domanda e poi vediamo chi ha vinto. Dobbiamo mettere la musichetta di Squid Games, Sì. di sottofondo per creare un po' di. Grandissimo, grandissimo, grandissima. Sì, non sappiamo se è un maschio o una femmina. Sentite? Sì, adesso sì. Ah, ok. È andato un attimo via l'audio. Wolfmeister, ci vuoi scrivere nelle domande di Menti o nei commenti di Zoom, se sei collegato o collegata a Zoom, chi sei e da dove vieni? Ok, No, vai, vai. volevo soltanto fare una precisazione su Chanel, che il nome corretto è modista, così Modista. per dirlo che è colei che si occupa dei, diciamo, la figura che crea i cappelli, insomma, i Io copricapo. invece vi do news sul vincitore, che è Daniele, che ci scrive in chat, scusate per la vittoria. Perché? Daniele, ma da dove viene? Cioè, sappiamo anche la scuola? Daniele è di Acilia e adesso, Daniele, scrivici il nome dell'istituto così lo nominiamo. E Edoardo dice se si possono rifare questi quiz perché si è divertito troppo. Assolutamente sì, Edoardo. Certo, la settimana prossima facciamo quelli sulle altre professioni, Esatto, Edoardo. Oramai è una facciamo tipo quelli sulle altre trasmissione TV. professioni. Va bene, allora Speriamo andiamo che avanti. Urbani, Carlo Urbani, diciamo che Urbani, bravissimo, sì. bravissimo. Allora, adesso invece vi faccio vedere il video che non vi ho fatto vedere prima, che ha preparato Ilenia per raccontarvi un po' le professioni e poi parliamo un po' di Ilenia e delle professioni nella moda. Ditemi se non si sente il video, fatemi dei cenni. Si vede. Alzo il volume.
Eccoci. Scusate, mi sentite? Sì. Ok, allora andiamo un attimo avanti con la presentazione, vi faccio vedere, forse Ilaria invece non ti sentiamo. Non mi Riprova un senti? po'. Mi No, senti? no, purtroppo Sì, no. Ilenia, io ti sento. Sì, ti sentiamo. Ok. Allora, mi sa che Livia si è... No, credo che sia un problema di Zoom. Proviamo a interrompere la condivisione. Non mi senti ancora, Livia? Sì, ti sento, perdonami, ero io che non sentivo te, però tutti gli altri vi sentivano. Allora, ricondividiamo lo schermo e vi faccio vedere giusto due dati, perché sono quelli che poi sono usciti fuori anche dal quiz e un po' dalla presentazione che vi ha fatto vedere Ilenia. Allora, questo è un settore che fattura 82 miliardi di euro in Italia all'anno, equivalente all'8%, diciamo circa, del totale fatturato del settore manifatturiero in Italia. Quindi il settore della manifattura e quindi dell'industria. L'abbiamo visto prima, più del 40% del totale del fatturato del settore moda in Europa è fatto in Italia, 500.000 occupati, 13% degli occupati nel settore manifatturiero in Italia, scusate, c'è un errore, e il 24% del totale del settore moda in tutta Europa. Quindi è un settore veramente enorme, ma è un settore variegato. Ci tenevo a farvi vedere questa cosa qua perché questo è il dato sul totale delle professioni nella moda. Chiaramente ci sono delle regioni a maggior vocazione perché sono anche regioni più industriali o comunque regioni dove ci sono dei distretti come la Lombardia, come il Veneto, la Toscana, ma anche le Marche, la Campania e la Puglia nel sud e il Piemonte nel nord che ha una forte tradizione nel settore tessile. Quindi è probabile, ma non è sicuro, che se voi lavorerete nella moda potrete lavorare in uno di questi settori. In realtà poi però qui parliamo anche di tutte le professioni, diciamo, classiche legate all'industria, però, e adesso con Ilenia vi facciamo vedere questa slide, se ce lo volete scrivere nei commenti, che cos'è questa slide? Qualcuno di voi L'ha visto, l'hai vista? Esatto. qualcuno ha visto questo video e riconosce questa persona? Vediamo se ce lo scrivono nelle domande. Metaverso, bravi, e chi è questa persona? Questa persona è l'ideatore, colui che chiaramente adesso ci vuole portare tutti nel metaverso, come prima ci ha portato tutti su Facebook, poi su Instagram, poi su altre, poi su WhatsApp, diciamo. Lui è Mark Zuckerberg, questo è il suo avatar, e questo è, diciamo, un po' come c'è anche un momento di estrema moda, no? Nel metaverso, no, Ilenia? Ah, Però. sicuramente. Esatto, quindi vediamo quanto poi questo rimarrà un'enorme bolla oppure diventerà invece una realtà vera. Allora, ci sono alcune professioni, e queste magari Lenia le vediamo insieme, che negli ultimi anni, proprio con l'avvento del metaverso e della moda virtuale, stanno crescendo tantissimo. C'è il Customer Experience Manager. Il data editor, il creatore di virtual showroom e di mondi virtuali e chiaramente lo stilista di vestiti virtuali e di inventario, questo smart inventory manager. Sì. Vai, Ilenia, te le faccio commentare a te perché sono sicuramente più tecniche. No, ma come giustamente hai detto tu, questa cosa del metaverso, diciamo, questo discorso del virtuale è un ambito, è un tema molto affascinante da Philip Dick, che ha scritto, diciamo, e che poi ha fatto diventare un film Blade Runner. Il metaverso è, come vedete anche qui dalle nuove professioni,
Ha spinto, e questo è successo anche, ripeto, post pandemia, ha accelerato tutto quello che è il percorso digitale e virtuale. E quindi, come vedete, tra queste nuove professioni si inseriscono nell'ambito della tecnologia, sicuramente il Customer Experience Manager. Che si occupa del rapporto tra il brand e i consumatori, anche dal punto di vista dell'online, dello shopping online. Oggi è sempre più importante questa figura. Il comprare non è soltanto più, il marketing oggi non è più orientato al prodotto, ma è orientato più allo storytelling, all'esperienza, e quindi sicuramente tutto questo ambito diventerà importante. Il virtual showroom, quindi insomma è abbastanza comprensibile. Creare tutto ciò che è digitalmente un ambiente utile a mostrare e a far vedere e far visualizzare i capi online. Il CG Artist, questo è un'altra nuova professione che sarebbe il 3D Artist, che è fondamentalmente una persona che è molto che è un grafico, un computer graphic, e quindi crea immagini in 3 dimensioni per i vari software che sono utili nel settore. Per esempio, Clo 3D è un nuovo, diciamo, un'evoluzione della grafica 2D che si fa, per esempio, con Photoshop Illustrator della suite Adobe per disegnare i capi, quindi per mostrare, visto che c'è sempre più questa necessità di visualizzare e di comprare anche online, di vedere i prodotti e i capi tridimensionali in 3D. Altra cosa che vedete qui, Diversity Manager, è l'altra parte anche dell'evoluzione del mercato oggi. Ci stiamo avvicinando e ci stiamo interessando, diciamo, c'è un po' più, grazie a Dio, di sensibilità rispetto diciamo, tutto l'ambito della inclusione e della diversità. Quindi, per esempio, il Diversity Manager è una figura che in realtà si occupa di inserire e di creare un ambiente lavorativo adatto anche diciamo, alle varie figure che possano entrare in contatto con la professione. Quindi sviluppa e si focalizza sulle potenzialità degli individui. Poi c'è anche il disability manager, per esempio, che lo fa, diciamo, più a 360 gradi, quindi non soltanto l'inclusione nei luoghi di lavoro, ma anche l'inclusione a livello di prodotto per il consumatore. Quindi, come vedete, ci sono tante. E poi volevo aggiungere anche questo Smart Inventory Manager, che dice: che cos'è? Boh, in realtà lo Smart Inventory Manager è un professionista che gestisce l'inventario. Oggi è sempre più importante contare, diciamo, centellinare e produrre in maniera responsabile. E quindi tutto ciò che lo Smart Inventory Manager semplicemente gestisce le sovrapproduzioni e anche la scarsità di prodotto quando la produzione invece necessita più materiale. Quindi tiene sotto controllo il magazzino. Questa è anche una cosa molto importante oggi per non avere, per esempio, delle rimanenze in magazzino che vanno poi che rimangono poi invendute e quindi sono un costo per l'azienda. E poi ce ne sarebbero tanti, insomma, c'è tutto Allora, il discorso della ti sostenibilità, ecco, tutte le figure che riguardano la sostenibilità nella moda e che quindi si occupano di questo settore, di questo dettaglio nel nuovo modo di fare moda. Allora, siccome c'erano delle domande, ce n'è una che vi faccio vedere che è perché in realtà poi tra un po' arriva Chiara che ci spiega proprio questo e un po'. Mi sentite? Sì.
E un po', Ilenia, ne stavi parlando tu, cioè in realtà il settore della moda è un settore dove non lavorano solo gli stilisti, è un settore dove in realtà ci sono tantissime persone che lavorano nel marketing, tantissime, e chiaramente anche chi lavora nella parte economica, solo per, come dicevi, cioè la gestione del magazzino è... Ce lo racconta un po' meglio, e poi c'era invece questa domanda che era sul digital fashion, che cos'è? E qui abbiamo Chiara dovrebbe essere arrivata, adesso vediamo se... Eccola, Chiara è arrivata, adesso tra 2 minuti ti facciamo parlare, scusa Chiara, non ti avevo visto. Questa è una digital fashion house, The Fabricant. Andatelo a vedere perché è abbastanza divertente veramente vedere. Tutto quello che vedete in questo video è virtuale, non esiste, è tutto fatto virtualmente. E ve ne faccio vedere uno di progetto. Loro hanno fatto con Adidas perché c'era qualcuno che parlava della differenza, se si studia storia dell'arte e si hanno basi artistiche. Se si può lavorare nella Certo. moda, ecco, cioè questo è un esempio, come dire, anche futurista. È una campagna, in realtà è una competizione fra artisti, no? Che hanno fatto fare, che ha fatto fare Adidas con questa felpa, questo jumper, e gli artisti dovevano rappresentare questo jumper in 3D in molti modi diversi, e qui vedete alcuni dei risultati che poi sono stati premiati. Tutto questo è virtuale, appunto, non esiste. Ci sono appunto alcuni video, come vedete qui, per esempio, c'è questo video che è molto bello perché, appunto, è parlando di diversity. È una modella completamente diversa dalle modelle che siamo abituati a vedere. Altri video più futuristici. Quindi la moda virtuale è una realtà, c'è moda solo virtuale. Per cui che vive solo ci sono stilisti che hanno vestito videogiochi come Fortnite, per esempio, c'è stata una collaborazione tra non solo DJ, probabilmente avete sentito appunto del concerto che è stato fatto su Fortnite durante il lockdown, ci sono anche stilisti, credo Louis Vuitton abbia fatto qualcosa all'interno di O tutti Fortnite, lo e stanno c'è facendo, invece... sì. Sì, e poi invece c'è la moda 3D che serve a vendere la moda. Per cui, per esempio, Under Armour ha fatto semplicemente una digitalizzazione e virtualizzazione di tutti i prodotti per essere visti in maniera differente nei negozi o facendo, per esempio, l'e-commerce. Cioè, ci sono ancora, sono come dire, tutte da esplorare. Le opportunità della moda virtuale, della digital fashion. Matteo, Sì, diciamo che c'è una domanda? Scusami, sì, vi Ilenia. interrompo un secondino soltanto per porvi due domande. Una penso che Livia stava rispondendo proprio in questo momento, perché la prima domanda è: quindi il metaverso è un modo per fare disegni virtuali? Però abbiamo spiegato sì, abbondantemente, esatto, no? Quello No, che è, allora, e poi vai. il metaverso è sicuramente una cosa che è ancora in work in progress, è una cosa che diventerà probabilmente parte della nostra vita quotidiana lavorativa. E per i più giovani è un mondo, quello digitale, del virtuale, che loro già maneggiano moltissimo. Ecco perché le aziende adesso stanno cominciando ad interessarsi al virtuale, perché, e quindi c'è, come diceva Livia, il discorso anche del gaming, quindi unire i videogiochi alla moda, perché è un modo di catturare l'attenzione anche dei futuri consumatori, che sono quelli della generazione Z. E il metaverso è fondamentalmente una realtà virtuale in cui noi abbiamo il nostro avatar. Tanti anni fa c'era Second Life, oggi c'è il metaverso in cui noi non soltanto diciamo, visioneremo i capi per capire com'è la vestibilità, ma lavoreremo anche, per esempio, con gli avatar, con magari una persona, un nostro collega che sta in un'altra città, e dunque invece di stare a lavorare sul computer, con lo smart working sulla tastiera, riusciremo ad interagire, diciamo, per spiegarvi come se fosse un ologramma, ma qui stiamo parlando del futuro, con una persona che sta in un altro paese, per esempio. Quindi c'è questo tentativo di
Eliminare le distanze, ecco, di creare un gemello, un avatar, un secondo noi, diciamo, a livello digitale, nel mondo virtuale e quindi sicuramente è una cosa da tenere. E se Zuckerberg ha deciso di fare questo cambiamento, credetemi, probabilmente c'è qualcosa Ma da in realtà ce lo prendere. direte voi poi che cosa succederà nel metaverso. Non saremo né io né Ilenia né probabilmente Matteo, Alessia e neanche Chiara, alla quale chiedo di accendere. No, però insomma sarete voi poi a vedere se è un qualcosa che funziona, perché è un qualcosa spiegato soprattutto per la vostra generazione, cioè pensato per questo. Oppure se invece vorremmo tornare tutti diciamo, alla borsa fabbricata, per fare un esempio, Ci fabbricata e sarà anche fabbrica, quello, secondo me. Ci ma saranno entrambe le cose. esatto, cioè probabilmente ci saranno entrambe le cose. Ma siccome parlavamo di marketing e poi siccome Chiara è super impegnata, quindi tra 20 minuti la dobbiamo lasciare. Chiara, vuoi accendere la... Eccoti, intanto benvenuta e farei, Tutti. diciamo, ciao Chiara, Ciao benvenuta. Chiara. Ciao Live from Ile. London. Chiara è un'ex studentessa di Accademia e di Lenia. E allora, intanto abbiamo letto prima, quando non c'eri, il tuo titolo, che è PFS Marketing Coordinator EMEA. Quindi se intanto spieghi che cosa vogliono dire tutte queste sigle, e poi ci racconti, perché qualcuno, hai visto, aveva chiesto: ma se io faccio economia, poi posso lavorare nella moda? E tu non hai fatto economia, però poi lavori nel Magari l'avessi fatta, marketing. guarda, mi avrebbe aiutato. E ho capito, però adesso, come dire, hai fatto la fashion designer, ti sarai portata qualche competenza a casa, no? Assolutamente. Guarda, Livia, ti dico la verità, se vuoi sapere un segreto, anche io non avevo capito queste sigle, cosa volevano dire inizialmente quando mi hanno assunto, ma adesso l'ho capito molto bene. Praticamente in modo molto semplice, PFS è la parte di Ralph Lauren, che sarebbe Polo Ralph Lauren, perché come tutti sanno, o comunque scopriranno se decidono di intraprendere una carriera in questo settore, ogni brand ha dei sottobrand, ha dei rami, no? Dove si dividono e sono differenziati in base al cliente che il brand vuole raggiungere con quello specifico prodotto. PFS sarebbe Polo Ralph Lauren e sarebbe parte di tutte le catene di negozi Polo Ralph Lauren che sono all'interno di grandi centri commerciali. Quindi non sono i negozi standalone che sono magari in una strada, in una via del corso, ma sono all'interno dei grandi centri commerciali. Quello è quello che vuol dire PFS. Marketing Coordinator è il mio titolo. Scusate ragazzi, ma io so, 10 minuti fa avevo una call in inglese, ora in italiano c'è il mio cervello che ancora non connette molto bene. Il mio titolo è proprio questo: io coordino le operazioni di marketing per tutta la regione europea e tutti i negozi che Polo Ralph Lauren ha in Europa, in EMEA, in tutti questi grandi centri commerciali. Quindi devo mantenere non solo creare i marketing plan per promuovere questi negozi durante l'anno e le nuove aperture, ma devo tenere i contatti con i landlord, che sarebbero i proprietari, tipo un Mercator-Glenn, diciamo, no? di questi negozi, e gestire con loro il loro piano di comunicazione in modo tale che Ralph Lauren venga promosso all'interno anche dei loro piani di comunicazione. Quindi ogni stagionalità, ogni primavera, fall, summer, tutte queste stagioni, mandiamo una direttiva di marketing che io compilo insieme a una mia collaboratrice a questi landlord, e gli diciamo: in questa stagione vogliamo essere promossi in questo modo. Gli diamo una serie di immagini che loro devono utilizzare dalle nostre campagne full price, e gli diamo delle raccomandazioni di testo e raccomandazioni anche a livello promozionale. E questa è una parte del mio lavoro, ma la parte più grande è quella di elaborare dei piani di marketing. Ora, io sono laureata in fashion design. Quando ho iniziato la mia carriera, e il motivo penso anche per cui Ilenia mi ha chiesto di parlare oggi, è che l'ho viste un po' tutte. Bello, brutto, meno bello, meno brutto, tutto bellissimo, perché se entri in questa carriera devi avere passione. Devi avere passione per questo mondo e devi essere pronto ad essere completamente malleabile in ogni opportunità, in ogni occasione che ti trovi davanti. E penso che nel mio caso questo è anche un punto di forza che c'è stato, perché quando si è rigidi nella propria posizione e nelle proprie aspettative, non si va molto lontano. E infatti io mi sono laureata in fashion design e adesso mi trovo a lavorare per questa grande azienda,
con un ruolo che è completamente diverso da quello per cui ho studiato, ma dove lo studio che ho fatto e quello che mi ha insegnato anche l'Accademia Italiana è ogni giorno fonte di plus nel mio ruolo, perché la mia conoscenza della moda, la mia conoscenza dell'ambiente moda che ho acquisito grazie all'Accademia Italiana e alle mie esperienze prima di Ralph Lauren, è una cosa che è unica a me, essendo in un campo che non richiede una laurea in moda, per esempio. È ovvio che ad oggi potrebbe anche essere un punto di debolezza perché ho dovuto studiare tantissimo, ho dovuto integrare le mie conoscenze con il marketing e con l'esperienza Certo. che le persone intorno a me hanno. Però devo dire che molto spesso è un punto di forza. Soprattutto posso spezzare una lancia, che è la lancia più sincera che potete. Ilenia è la professoressa migliore che una persona può chiedere all'interno di un'università. Il Dopo motivo il è... Vabbè, e quizzone c'è dopo questa lo sviolinata, però... spottone. E qua, allora, non mi deve neanche più mettere i voti, quindi adesso sapete che è veramente una cosa sincera, perché ormai sono passati 4 anni. Però veramente, l'Accademia Italiana è un posto che ha un mindset internazionale. Ed è questo che è un po' la differenza dagli altri accademie e scuole che ci sono a Roma e sul territorio. Quando io mi laureai, feci una laurea in doppia lingua, in inglese e in italiano. Anche questo è stato molto importante per la mia carriera. Ed è appunto diciamo la cosa più importante, avere un mindset internazionale e non fermarsi alla realtà Italia, alla realtà Roma, Milano, quello che può essere. Perché sì, è vero che oggi siamo, insomma, la maggior parte dei lavori sono a Milano, a Londra, in questi posti, ma soprattutto dopo il coronavirus non esistono più differenze di location. Io oggi sto lavorando da casa, sono a Londra, sto parlando con voi che siete in tutta Italia, tutta Roma adesso. E lavoro con i miei colleghi che sono in India, che sono in America, e potrei fare questo stesso lavoro perché mi è stato offerto quando mi hanno offerto il lavoro anche dall'Italia. Quindi non ci sono più queste barriere, bisogna, come ho detto prima, essere sempre flessibili e pronti a tutto. Ora io cerco di essere super veloce Aspetta che perché... vedo che c'è Alessia che forse ha una domanda, così ti aiutiamo noi Vai, certo. a capire anche gli interessi in base agli interessi dei ragazzi. Sì, ciao Chiara. C'era una domanda proprio in chat di Bianca che ci chiedeva appunto maggiori informazioni proprio sul marketing. Le voleva sapere, ma il marketing alla fine è la pubblicità? E in che modo attraverso il marketing riusciamo a parlare di moda, a trasmettere il concetto di moda? Certo, allora, bellissima domanda, devo dire. Il marketing è una cosa difficile da definire. Quando io sono entrata in questo ambiente, sono entrata nel mio lavoro prima di Ralph Lauren, che era per un altro brand che si chiama Angelo Galasso, e in quell'ambito mi occupavo di digital marketing, perché c'è anche questa differenziazione. Una parte è il digital marketing, che sono tutte le iniziative che un brand può fare a livello online, che può essere social media, che può essere metaverso, che possono essere gli NFT, che può essere la criptovaluta, tutto questo ambito qui. E poi c'è la parte di retail marketing, che è quello invece di cui mi sto occupando adesso. Il retail marketing è la promozione del brand, ma a livello di negozio, di performance, quindi vendite, KPI, conversion rate, tutti questi KPI che sarebbero key performance indicators, che il marketer e lo store manager devono tracciare per definire il successo di ogni punto vendita per il brand. Quindi sono due cose completamente diverse. Io ho avuto un'esperienza in entrambi. Nel digital marketing è tutto riguardo lo storytelling. Lo storytelling devi trovare, tramite l'analisi di mercato sempre, un modo per connettere il tuo brand all'audience che vuoi raggiungere. Per esempio, quando ero in Angelo Galasso, ho avuto un'esperienza con il mondo virtuale. Abbiamo lanciato il primo NFT. Gli NFT, se non lo sapete, sono i non-fungible tokens. Detto in termini molto banali, è una stringa di codice che è sulla blockchain, che è questo ambiente virtuale. Quando tu, per esempio, compri un quadro, ok? Compri un bel Van Gogh, lo prendi, te lo Tu appendi in casa. io, Chiara, compri un bel Van Gogh. Certo. Chi non si compra un bel Van Gogh? Tra un po', Chi è che non compra un bel quando sarai la Van direttrice marketing mondo, comprerai un bel Van Gogh. Compriamo in un Ok. futuro ipotetico, compriamo questo bel Van Gogh, lo prendi, è tuo, tu possiedi questo quadro, lo esponi nella tua casa. Questo quadro è tuo, ma se una persona viene a casa tua può vedere il quadro, perché insomma è fruibile per tutti, ma tu lo possiedi, quindi tu ne possiedi il valore economico di vendita, di compravendita.
Stessa cosa sulla blockchain, tu compri questa stringa di codice che appartiene per esempio a un'immagine, a un video, a un'animazione digitale. Questa animazione digitale è visibile per tutti, ma il copyright di questa animazione digitale è il tuo e tu puoi venderlo e puoi trattarlo come se fossi in borsa. Con Angelo Galasso abbiamo fatto questo esperimento. Angelo Galasso è un brand di lusso, molto di nicchia, e abbiamo dovuto trovare la nostra audience. La nostra audience era principalmente del Medio Oriente, possiamo dire chi ha potere economico, quindi questi grandi oil tycoons che si occupano di petrolio, piattaforme petrolifere e comprare una camicia che ti costa 2-3 mila euro, quindi non persone normali. E comunque è una audience molto, con un'età molto avanzata, che non capisce il metaverso, non capisce l'NFT, non capisce la criptovaluta. Ma volevamo fare questo progetto per essere pionieri in questo ambito. Ci siamo riusciti come? Facendo un'analisi di mercato e trovando gli outlet e i punti dove Angelo Galasso poteva trovare nuovi clienti. C'è tutta l'analisi, ora non sto qui a spiegarvi e a annoiarvi con le parti tecniche, però questo è il modo in cui il marketing comunica con il cliente, tramite la ricerca. La ricerca tu puoi fare, si possono fare degli audit a livello dell'industria, si può andare fisicamente a vedere l'ambiente, per esempio, dove devi aprire un negozio, cosa c'è intorno, anche a livello proprio granulare. C'è un coffee shop vicino, non è quello che facciamo con Alfloren, ovviamente, però in realtà più piccola, c'è un coffee shop vicino al tuo negozio, fai una promozione dove chi va al coffee shop prende uno sconto nel tuo negozio. Sono tutte queste piccole cose dove tu ti infiltri nella comunità dove tu hai aperto questo negozio, a livello retail, a livello digital, ti infiltri nella comunità digitale. Forse per aiutare i ragazzi può essere appunto, cioè il marketing è lo step prima della pubblicità o di tutto il resto, no? La Cioè il pubblicità è marketing l'effetto. è esatto, è Se tu l'effetto, hai è fatto una l'effetto. ricerca, hai fatto un piano, parte di questo piano è anche il cartellone pubblicitario che tu vedi. Esatto. Noi la chiamiamo in Ralph out of home domination, ovvero quando apriamo un negozio, mettiamo che siamo in una boulevard in Francia e ci sono delle opportunità di cartelloni e cerchiamo di dominare quello spazio. Quindi ogni volta che tu ti giri devi vedere un cartellone di Ralph Lauren, proprio entriamo nella testa. Questo è il marketing, però quello non è la campagna, cioè la campagna fa parte, il cartellone è una piccola parte di una campagna di marketing, che è tutto il resto. Che è tutto il Quindi è resto. pubblicità alla fine. E la bottom line, l'obiettivo di un marketer è far guadagnare l'azienda, sempre. Senti Chiara, ti volevo chiedere una cosa invece per portarti un po' indietro, perché qui ci sono ragazzi che hanno dai 16 ai 19, diciamo più o meno questa è la media, ma quando tu ti sei diplomata alle superiori e hai scelto di studiare fashion design, cosa pensavi? Cioè, cosa ha motivato la tua scelta e soprattutto cosa ti immaginavi? Cioè, quali erano le tue aspettative? Perché è una scelta che loro dovranno fare fra poco. Certo, assolutamente. Vi sono vicina, non è facile. Io ho fatto il liceo classico, quindi questa mia scelta ha causato un poco shock a livello familiare. E come ho detto prima, ho seguito una passione. Dovendo scegliere, è importantissimo informarsi. Ovviamente io sono di parte perché ho fatto l'Accademia Italiana, mi sono trovata molto bene, ho avuto la fortuna di avere professori fantastici nel periodo in cui ci sono stata. Però la cosa che mi ha fatto scegliere Accademia Italiana è stata il fatto dell'internazionalità, il fatto che la laurea è riconosciuta dal MIUR, quindi è a tutti gli effetti una laurea e non è un diploma. E poi la passione che quando ho fatto i miei vari open day, le persone con cui sono relazionata hanno mostrato nei confronti di questo ambiente. A livello personale, bisogna fare una prescelta. Prima di scegliere di quale accademia, dove vuoi andare, che Certo, tipo no, di infatti laurea vuoi parlavo più fare, del che settore, tipo di del settore. professione vuoi svolgere all'interno del mondo della moda. Bisogna prima scegliere di dare tutto se stessi e di essere sicuri al 100% che questo mondo è il mondo di cui volete far parte nella vostra vita adulta, perché non è facile. Io ci sono stati momenti in cui ho lavorato per mesi fino a luna di notte, a mezzanotte, non posso dire, insomma, devo dire la verità. Per arrivare, io adesso sono ancora piccola, ovviamente, mi sento ancora un po' giovane, ho 26 anni, e arrivare a questo lavoro che ho adesso è stato difficile e soprattutto mi ha portato in un viaggio tramite tutte queste professioni della moda,
dove anche io mi sono sentita spesso come cosa sto facendo? Io volevo fare la stilista. Volevo fare la stilista, non sto facendo la stilista. Ci vuole, bisogna essere malleabile, bisogna avere davanti un obiettivo. Se il tuo obiettivo è la moda in generale, non esiste solo lo stilista, non esiste soltanto il modellista, non esiste soltanto il CGI artist, non esiste soltanto il marketer. C'è uno spettro, un ventaglio di professioni che se uno conosce bene, e infatti è molto utile quello che state facendo oggi, dove fate vedere tutti gli ambiti della moda, trovi veramente la tua nicchia. E io mi sento che dopo aver fatto questo percorso e sono partita con voglio fare la stilista, voglio fare le mie collezioni, voglio avere il mio brand, voglio questo, quest'altro, ho trovato quest'area di marketing dove sono completamente soddisfatta e mi piace tantissimo e mi trovo oggi avere questa conoscenza che prima non avevo. E questo non, per esempio, io non ho mai fatto un seminario dove mi hanno detto guarda che non esiste soltanto fare la stilista, non esiste soltanto fare il marketing coordinator, c'è anche questo, c'è anche il cool hunter, è un lavoro bellissimo e sono tutte professioni con cui se sei nell'ambiente moda hai a che fare contemporaneamente. Perché per esempio un'azienda come Ralph Lauren ha tutte queste figure a tutti i livelli e in tutti gli ambiti. Quindi spero, penso di aver risposto. Sì, Bisogna hai scegliere, risposto. di entrare in questo ambiente. Bisogna dire, ok, la moda è la mia passione, non perché voglio fare questa cosa piccola, specifica, ma perché la mia visione ampia a 360 gradi e io voglio entrare in questo ambiente. Non ti sento, Olivia, scusami. Non ti sentiamo. Comunque, sì, quello che stai dicendo Chiara è la verità. Poi Chiara è sempre stata molto aperta, open mind rispetto a tutte le esperienze anche all'interno dell'Accademia che le sono state proposte. E insomma, avrebbe, io intanto Livia parlo, tu prova a farci sentire perché non ti sentiamo. Eccomi, ci Ecco, sono. Sì, perfetto. scusate, ho un problema con l'audio, ho staccato le cuffie. No, ti volevo chiedere, Chiara, l'ultima domanda e poi ti lasciamo andare perché so che insomma hai una riunione e devi andare via, e Io sono anzi, al lavoro in grazie. questo momento, anche se sono a casa. Ci hai incastrato. No, volevo chiederti invece sul primo lavoro, perché è una delle domande che poi i ragazzi spesso si fanno, no? Cioè, ok, va bene, figo, studio, tanto mi scelgo la scuola, vado in una scuola, sto 3 anni in una scuola, è tutto bellissimo. Poi dopo, a un certo punto, soprattutto anche chi sta da noi, noi siamo un'accademia privata, quindi sicuramente più di un'università pubblica, coccoliamo, vogliamo bene i nostri studenti, e poi però molti dicono, vabbè, e poi dopo che cosa faccio, no? Come mi approccio al mercato del lavoro? Tu già hai detto tante cose, hai parlato della flessibilità, del fatto di essere aperti e quindi di non pensare che c'è io studio per fare una cosa che è quella cosa lì, perché Tanto come non cioè si con farà questo. mai quella cosa. No, infatti, quello già, insomma, io poi ho fatto sociologia, per cui figuriamoci, cioè, sono arrivata poi a lavorare in un'accademia di arte, moda e design, per cui io pure sono un esempio di questa cosa qua. Però il primissimo lavoro. Cioè, che cosa hai fatto? Come l'hai trovato? Oppure come ti sei mossa da uno all'altro? Come ti Questa è sei una bella storia. approcciata? Una bella storia, Elenia, è consapevole che ci Va. teniamo in contatto. Allora, io dopo la laurea all'Accademia Italiana, ho deciso di andare all'estero, che sinceramente è una cosa che consiglio di fare a tutti, non di andare a Londra specificamente, ma di uscire dall'ambiente in cui siete. E ho fatto questo corso di specializzazione alla Central Saint Martin, che è un'università molto importante, con la Parsons, è una delle migliori università per la moda che esiste nel mondo. Esperienza che sì, sono sempre stata open-minded, ma che mi ha proprio aperto in un modo che è veramente indescrivibile. Qui c'è un argomento importante che è la self-promotion. Voi dovete essere gli avvocati di voi stessi, dovete essere i marketer di voi stessi per su avere successo nel mondo della moda, soprattutto. Quando io ho iniziato il mio corso alla Central Saint Martin, ovviamente ero una delle tante formichine dentro quella scuola, ho aperto una pagina Instagram in cui ho, scusate, ma il mio capo, ok? Ho aperto una pagina Instagram in cui pubblicavo il processo che stavo seguendo per realizzare questa collezione che abbiamo fatto con questo corso di specializzazione che ho fatto, che durava un mese, non era una cosa così cioè, no, impegnativa a livello di tempo, nel senso non era un anno che devi prendere della tua vita, era un mese, volevo
venire in un paese nuovo con uno scopo, non venire e trovarmi allo sbaraglio. Quindi questo mi ha un po' ancorato anche nei miei obiettivi fare questo corso. E dovevo fare questa colazione, quindi ho aperto questa pagina Instagram e ho cominciato a pubblicare i mood board, gli sketch e il moulage, che è una cosa bellissima che fanno alla Central San Martin. Non so se la farete anche da Canale Italiana, La ma praticamente facciamo, la fate. Ah, fantastico! adesso sì. Quando c'ero io ancora non era, vedi, No. sempre vi innovate, è bellissima questa cosa. E praticamente ci sono, invece di fare il cartamodello, si prende il tessuto e si lavora sul manichino direttamente, che ti apre un po' la creatività, no? Perché non sei legato agli schemi della gonna, si fa così, puoi fare quello che vuoi. Quindi ho aperto questa pagina Instagram. Su questa pagina Instagram, mentre io finivo questo corso e quindi prendevo questo attestato, mi scrive una ragazza che poi si scopre essere una magnate ucraina. Io non avevo idea, ovviamente, e mi dice: guarda, perché io usavo gli hashtag della San Martin, taggavo la Central San Martin, perché so che le persone, gli hunter che cercano ragazzi e giovani e talento nel mondo della moda sono sempre su Instagram, sono sempre sui social e sono sempre attenti a queste specifiche cose, a queste università che sono un pool di talento per loro. Quindi usavo questi hashtag, taggavo sempre l'università. Lei cercava una stilista tra gli hashtag della San Martin, trova i miei disegni, le piacciono, e mi dice: collaboriamo, facciamo una collezione. Questo sarà il mio primo lavoro pagato, perché poi c'è stato un insieme di stage su stage, che dovete fare, perché sono quelli che vi formano. Non è bello che funziona così, ma funziona così. Mentre io ho cominciato a lavorare per questa ragazza, che stava aprendo il suo brand che si chiama Bahirka Apparel, che è un brand unisex molto, molto innovativo, molto, molto cool, sono diventata la sua stilista. Ho cominciato a fare la freelancer per lei. Mentre facevo questo, dovevo entrare nel mondo della moda, il famoso primo vero lavoro, no? Il primo lavoro da impiegata nel mondo della moda. Ho cominciato a mandare curriculum a tutta Londra. Tutta Londra, tutta l'Inghilterra, Milano, Italia, ovunque avevo tutti i siti che esistono, Fashion Jobs, Direct Link, tutti, ogni lavoro che usciva poteva essere pure attacca le etichette al vestito, io mandavo la candidatura. È così, devi fare un approccio a tappeto. Infatti, Ilenia si ricorderà, ogni giorno la chiamavo: Dio, mi hanno chiamato qua, Dio, mi hanno chiamato qua. Poi l'1% di quel tappeto va in porto. Ho iniziato il mio primo stage, che è per un brand spagnolo che si chiama Emilio della Morena, che è stato molto importante perché fa lo showing alla London Fashion Week. Quindi ho partecipato alla London Fashion Week, che è stato bellissimo. È stata veramente una delle esperienze che tengo più vicino al mio cuore, perché nonostante adesso non faccio più questo lavoro, mi ha dato tantissimo, mi ha fatto vedere la rush. Sai, quell'adrenalina che ti dà soltanto il mondo della moda, fare una sfilata, stare in piedi fino alle 4 di mattina, dormire mezz'ora e andare di nuovo in sfilata perché devi finire di fare la tua presentazione. Quindi ho fatto questo stage, visto che io volevo accumulare nel minor tempo possibile il maggior numero di esperienze, ho chiesto, visto che non era uno stage retribuito come la maggior parte non saranno, di fare soltanto 3 giorni a settimana. E gli altri 2 giorni della settimana facevo un altro stage, perché mi avevano assunto entrambi, per Boy London, che invece è un brand di street style. Quindi due esperienze completamente diverse che mi hanno fatto un sacco di portfolio, perché Emilio della Morena è high fashion, high networking, elegante, femminile, solo womenswear. Boy London è street style ed è un marchio high street, quindi ha una quantità di produzione decuplicata rispetto a un brand di alta moda. E quindi contemporaneamente facevo queste due esperienze, e nel weekend facevo la commessa perché dovevo mantenermi. Quindi, ragazzi, ci vuole veramente Sono tanta indecisa, pazienza, Chiara. tanta voglia di fare, e poi dipende ovviamente dalle situazioni di ognuno, perché magari ci sono persone che sono più fortunate e non hanno bisogno di mantenersi, magari. Io avevo bisogno di mantenermi, quindi nel weekend, però ho scelto, questa è anche una cosa molto importante, secondo me. Tu ci hai fatto la commessa, non c'entra niente. Quando ho iniziato questo percorso, ho detto: io mi devo mantenere, posso scegliere, vado a fare la cameriera, vado a fare la receptionist, vado a fare tutti i lavori dove non hai bisogno magari di una laurea specifica, no? Scelgo di fare la commessa nell'alta moda, quindi sono andata a lavorare per Louis Vuitton da Harrods, anche lì
per fare una selezione, non so quanti colloqui ho dovuto fare, Certo. però il fatto che ave di avere un'esperienza nel mondo del lusso e nel mondo dell'hospitality è valutata anche quando vai a fare un'application per la fashion design, perché vedono che tu hai una sensibilità verso l'alta moda, che se vuoi rimanere nell'alta moda è molto importante, piuttosto che andare a fare un altro tipo di lavoro. Quindi un altro consiglio è quello di cercare di accerchiare tutte le vostre esperienze, anche se pensate che non vi possono aiutare, nel mondo della moda. Anche se è andare a fare la vestierista del backstage di uno stilista per una sfilata, qualsiasi cosa potete fare, fatela. Dopo queste esperienze, questa è andata avanti da settembre a dicembre, quindi 4 mesi di tribolazioni perché non dormivo praticamente, però ne basta la pena. E nel frattempo continuavo a fare questa collezione con questa stilista ucraina che vi ho detto prima. Arrivi a un certo punto, ovviamente, dove devi un po' tirare le somme, no? Non puoi fare stage per sempre e non farai uno stage. Cioè, chi lavora in questo ambiente, se a volte ti trovi e pensi, oddio, arriverà mai il momento in cui mi calmerò? No, non arriverà mai. Però sì, migliora la situazione. Io nel frattempo questi stage. A un certo punto forse ti pagano, no? Esatto, Cominciano a pagare, a un certo quindi punto dovrebbe aggiungi fare valore. Esatto. Quindi io mentre facevo questi stage, un'altra cosa, non fermatevi mai, perché non è che se avete trovato uno stage vuol dire che voi andrete avanti, perché ci sono aziende che assumono stagisti per assumere stagisti, non per darvi un futuro. Quindi bisogna continuare, aggiornare sempre il curriculum, sempre il portfolio, perché bisogna essere sempre pronti a mandare nuove candidature per migliorare la propria posizione. A dicembre, infatti, mando una candidatura per Angelo Galasso, un brand da uomo, dove io avevo una specializzazione in donna, quindi già la flessibilità iniziava, e di alta moda per un brand molto di nicchia, un'azienda, una realtà privata. Esperienza veramente che mi ha formato dalla testa ai piedi. Ci sono stata 4 anni, 3 anni e mezzo dentro, e lì ho trovato la mia passione per il marketing. Angelo Grasso mi ha assunto come stage per 3 mesi, uno stipendio che non vi dico neanche, mi pagavo l'affitto e basta. Ma essendo una realtà molto piccola, ed essendo una realtà con 15 dipendenti, dove devi fare tutto, ho imparato a lavorare. Ho veramente lì imparato ad avere una cultura a 360 gradi di cosa c'è bisogno per mandare avanti un brand. Cioè, se io avessi voluto aprire il mio brand, Angelo Grasso mi ha formato per questo, perché io ho visto tutte le sfaccettature, dalla produzione, perché mi ha assunto come assistant designer, dove facevo schede tecniche su schede tecniche su schede tecniche su schede tecniche, alla realizzazione, al sourcing, andiamo alle fiere del tessuto a cercare il bottone che sta bene, queste piccole cose, no? A poi al marketing. Ed è lì che, poi ovviamente dopo i primi 3 mesi di stage sono stata confermata, ho avuto delle promozioni e dopo 2 anni che ero in questa azienda ho detto bisogna fare qualcosa di più. Facciamo dei vestiti che sono opere d'arte, perché sono fatti a mano in piccoli laboratori sparsi per l'Italia, che è una cosa bellissima, il Made in Italy è una cosa stupenda. E io vedevo questi prodotti perché andavo in queste aziende, in queste fabbriche, queste factories dove li facevamo, in questi piccoli negozi artigiani dove le nostre cinture, le buckles, come si dice, le fibbie delle nostre cinture erano intagliate a mano. E dicevo, com'è possibile che noi non promuoviamo questa cosa? Dov'è il dipartimento marketing? C'era un'agenzia esterna, perché c'è anche questa realtà delle PR agency, no? Che si occupano di multi-brand, che però ovviamente occupandosi di più di un brand non danno l'attenzione, il focus a quel brand specifico come dovrebbero. E quindi mi sono messa in mezzo perché bisogna farlo. Ti sei E inventata il mi sono marketing. inventata il marketing e ho detto iniziamo con il digital, perché l'azienda era vecchia. L'azienda era, lo dico proprio sinceramente, era vecchia. La leadership era sui 60, la middle era sui 40-50, non sapevano neanche Instagram che cos'era. Pubblicavano su Instagram le foto dell'e-commerce, che per me è una cosa veramente da brividi. Quindi ho detto, ho parlato con il mio capo, sono andata lì, ovviamente dopo che mi ero stabilita all'interno dell'azienda, che lui si fidava di me, ho fatto passare un po' di tempo. E gli ho detto, guarda, secondo me, se per te va bene, vorrei prendere in mano anche quest'area, perché oggi fai tot milioni di fatturato, con un piano marketing, con un po' di digital marketing, duplichi. E ovviamente lui mi ha detto, vai, fai quello che vuoi, perché c'era un rapporto di fiducia tra di noi. Questa non è una cosa che si può fare ovunque, è una cosa che si può fare in una realtà piccola, Beh, però è dove un hai un qualcosa rapporto. che, beh, però è un
è un qualcosa che ti ha portato avanti, quindi secondo me il messaggio di osare comunque provare anche ad essere, sì, diciamo, intraprendenti, anche se si lavora come dipendenti, questo è molto importante perché viene molto apprezzato e ragazzi questo fa la differenza. Cioè se Chiara è qui e ha fatto la carriera che ha fatto è perché in tutte, scusa ti ho interrotto ma poi vedo che è tardi e quindi ti vorrei anche liberare, cioè in tutte le fasi della tua carriera tu hai avuto momenti in cui hai detto prendo in mano, faccio io. Cioè tu hai detto io ho fatto la pagina Instagram mentre facevo la scuola, ho mandato un sacco di curriculum e quindi mi sono fatta un sacco di stage, sono stata assunta, cioè non ti sei accontentata e questo è un qualcosa che fa la differenza e in tutti i settori ragazzi, non vi spaventate, non è che dovete fare tutti come ha fatto Chiara, né magari avrete l'energia immensa che ha lei in tutti i momenti, però è un qualcosa che all'interno di una piccola o di una grande azienda può effettivamente e fa la differenza. Cioè, non pensate che lavorate, andare a fare lo stage, cioè non è, la carriera, di uno, anche se volete fare gli stilisti, non è lineare, non è una riga dritta. È tutto. Cioè si parte dallo studio e bisogna studiare, bisogna avere quelle conoscenze, bisogna saper fare, bisogna saper cucire, perché se vuoi fare la stilista devi sapere come è costruito un abito. E da lì bisogna avere flessibilità e fare tutto. Io ho iniziato attaccando etichette. Con Emilio della Morena ero in backstage con l'ago e filo, attaccare etichette. Lo fai. E lo fai con il sorriso. E quando trovi un'opportunità per farti valere e per far vedere che sai fare di più che attaccare un'etichetta, ti proponi, senza essere tracotante, senza pretendere di essere migliori nella stanza o con un'umiltà, ma facendo vedere che tu ti stai proponendo perché vuoi dare un plus all'azienda, non per te stesso, che è un po' Chiara, ricordami una cosa, tu tra l'altro non ricordo se Emilio della Morena lo hai trovato perché sei andato dimmi se sbaglio nel backstage della Sfia, hai bussato durante la Fashion Week e hai chiesto, cioè era lui? No, quella è un'altra storia. È un'altra storia, no, per dire che i curriculum si mandano, ma lei trovò un altro aggancio andando a bussare durante la London Fashion Week nel backstage chiedendo avete bisogno di qualcuno che aiuta nel backstage? E lì vabbè. Mi sono fatta tutta la Fashion Week, è stato bellissimo. Ecco, per dire che non è soltanto mandare curriculum, ma è muoversi anche fisicamente, adesso Covid permettendo, per carità, però muoversi, andare a cercarsi il lavoro, non aspettate perché il lavoro non arriverà. Ma non vi cerca il lavoro, c'è talmente tanto surplus di persone che amano questo ambiente, che vogliono farsi valere, che non ci sarà mai un'azienda che dice, oh, oddio, non ho impiegati, non ho nessuno, fammi andare a cercare chi si è laureato. Non esiste, siete voi che dovete rincorrere loro e farvi valere. Quello che diceva Elenia è una storia bellissima. Durante la Fashion Week, io avevo fatto l'anno prima, la Fashion Week con Emilio della Morena, e non lavoravo più per Emilio della Morena perché intanto avevo iniziato con Angelo Galasso, avevo avuto questa promozione, quindi avevo smesso di fare stage, alleluia. Però volevo partecipare alla Fashion Week perché è un'esperienza veramente bellissima. Quindi sapevo dov'era, perché stalkerizzavo ovviamente i blogger su Instagram che mettevano le foto degli inviti, dove si vede l'indirizzo di dove fanno le sfilate, che è un segreto teoricamente, molto custodito dai PR. Livia, ti vedo che... sì, non sto bene, però quando hai voglia di fare è così. E quindi avevo trovato l'indirizzo dov'era, che era 180 The Strand, che è a Londra. Mi sono presa un'ora di pausa pranzo dal mio lavoro. Ho detto devo fare una cosa, sono andata alla Fashion Week e mi sono messa a camminare intorno a sta Fashion Week, c'era un sacco di gente, fotografi, blogger, un casino. Ho trovato una back entrance dove c'erano quelli che fumavano quei cartellini con scritto che lavoravano lì. Poi sono messa là, sentivo che erano italiani, so poi capirai, senti ma tu lavori qua, ma di qua, di là, ho cominciato a parlare e gli ho fatto ma scusa ma tu gestisci i vestiti nel backstage? Gli ho fatto ma ti serve una mano? Io... Questo mi dà, mi ha iscritto al Fashion Council, al British Fashion Council, quindi ogni anno mi chiamavano per lavorare nelle sfilate e quindi io mi vedevo tutte le sfilate gratis. Beh. Cioè, una forza della natura. Dici come fai a... Allora, sono le 12:27, da te le 11:27, Chiara, per cui tra 3 minuti, Chiara, una call, mi sa che c'è una domanda volante. Certo, infatti. Per Matteo, ma proprio volante, così ti lasciamo e poi finiamo anche noi. Ma guarda Livia, possiamo salutare Chiara perché diciamo che l'unica curiosità che c'era per lei, un ragazzo ci chiedeva per curiosità di dove sei. No, di Roma, di Ostia. Ok,
di Ostia. Tra l'altro, Ostia con colore. Se ci sono altre domande che vi vengono in mente per Chiara, perché poi magari i ragazzi sono anche timidi e non le vogliono scrivere, voi mandatecele anche dopo tramite i docenti e noi te le giriamo, come Chiara, è? Perché l'esperienza di Chiara è veramente importante. Allora, Chiara, grazie. Cosa. Ciao Marco. Ciao Marco da Ostia. C'è anche una scuola di Ostia, sai che forse non lo so, però sì, c'è la scuola di Iacilia, è vero, del nostro vincitore del quiz di prima. Grazie Chiara, se vuoi rimanere 2 minuti, però in realtà siamo... No, io devo, diciamo, andare, anche noi, perché mi devo preparare questa cosa. Perché poi ti stava pure chiamando il tuo capo. Grazie Chiara, ci vediamo prestissimo, spero. Ciao a grazie tutti, ciao Chiara. Buona fortuna ragazzi, ce la potete sempre fare. Sempre grandissima. Ciao Chiara. Ciao Ile. Buon lavoro. Ragazzi, se volete tornare un secondo su Menti, facciamo un sondaggio finale, proprio 2 minuti, e poi vi diamo i prossimi appuntamenti. Recuperate qui il QR, oppure il codice è sempre lo stesso di prima, 77275647. Adesso non è più un quiz, quindi è finita la competizione, ma in realtà, visto che purtroppo con voi non ci riusciamo a parlare, perché comunque siete lontani, ci piacerebbe che ci diceste, faremo un po' di domande nel corso di tutti questi webinar, anche nei prossimi 4, per capire voi verso che cosa siete orientati. Vado avanti, tanto il codice è sempre lo stesso. Vorremmo capire da voi se avete già scelto il vostro percorso di studi dopo la scuola, oppure se non volete studiare, chi vuole studiare, chi vuole lavorare. Il codice è sempre lo stesso. Ci stanno pensando. Tanti ci sta. Beh, ci sono anche tanti ragazzi di terza, per cui ci sta che ci stiate ancora pensando. Questo è veramente naturale, non c'è niente di male, però in 43 siete già sicuri, e 32 che invece ancora proprio no, assolutamente no. Vediamo, dai, arriviamo a 200 e poi andiamo avanti con l'ultimissima domanda. Cresce anche il sì, ma cresce anche il sì, diciamo, chissà se qualcuno ancora... se qualcuno sta dicendo sì perché le abbiamo convinto le abbiamo convinto con la moda. Vai, 200, vado avanti. Beh, state continuando a votare, vai, finché non ci arrestiamo. Dai che il fronte del sì cresce. Dai che sta salendo. Ma ragazzi, 200. Il mondo della moda è un mondo bellissimo, faticoso indubbiamente, l'avete capito faticoso dalla spiegazione di Chiara. Questo sì, ci vuole anche il fisico, però ti dà grande soddisfazione. Allora, andiamo avanti, dai, con la prossima domanda. Quali discipline vorreste studiare, se volete continuare a studiare, oppure qualcuno vuole lavorare, allora magari mettete la stessa cosa nel lavoro. Vediamo se li abbiamo convinti. È vero che ci sono le scuole di moda, per cui non, però ci sono anche tante scuole, so che ci sono licei scientifici, per cui ci sta che ci sono classi intere, per cui ci sta che ci siano, ci sono i licei artistici, chiaramente c'è altro che cresce, e quindi se qualcuno ce lo vuole dire nei commenti, nelle domande, nelle questions di Menti, che cos'è quest'altro che volete fare, perché comunque cresce, non riuscivamo a metterle tutte, mi dispiace. Abbiamo provato a metterne l'aria, vediamo se qualcuno ce lo dice. Se lo vedo, oppure nelle domande di Zoom, perché di Zoom adesso non lo vedo più. Quindi artistiche, moda, architettoniche, vedi? Architettoniche, perfetto, ci abbiamo anche ingegneristiche, tecnologiche. Martedì abbiamo il webinar sul design, che verterà sul design degli interni, sul design di prodotto, design inteso, diciamo, perché anche oggi abbiamo parlato di professioni del design, della moda, ma chiaramente parliamo, ecco, quando si parla di design, se in mente, tutti viene in mente un tavolo, o un divano, o una casa, no? Bene, sono varie. Dai, anche un 7% di scientifiche, che vado contro i nostri interessi, però ragazzi,
nelle materie scientifiche c'è il futuro, perché soprattutto tecnologiche e scientifiche. Adesso vi diciamo tutto su martedì. Qualcuno scrive il cinema, bravi, che non abbiamo messo. Matteo, ci sono altre suggestioni? Sì, Livia, guarda, volevo soltanto dirvi che alcuni ragazzi hanno fatto delle domande proprio sul piano di studi di moda, chiedendoci alcune domande specifiche. Volevo dire loro che comunque vi arriverà tramite mail un follow up per restare comunque in contatto con noi, per farci tutte le domande anche riguardante quello, quindi monitorate insomma l'indirizzo mail che vi arriverà un po' tutto. Ok, adesso dobbiamo chiudere, vedo che stanno diminuendo i ragazzi, quindi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Martedì prossimo l'orario è sempre lo stesso, cambiano i giorni, dalle 11 alle 12.30 avremo design, interni, prodotto e vedremo anche che cos'altro. Il 1 febbraio abbiamo design del gioiello, l'8 febbraio abbiamo le professioni nella fotografia e nei video e invece racconteremo il design della comunicazione il 17 febbraio. Io ringrazio tantissimo Ilenia che è stata con noi tutta l'ora e mezza, ringrazio voi ragazzi per la pazienza, adesso quando chiuderò comparirà anche un sondaggio se ci volete dire qual è la vostra opinione e che cosa possiamo migliorare, perché magari ci sono tante cose che in questa ora e mezza, che è velocissima, non siamo riusciti a raccontarvi, però ci teniamo, insomma, speriamo di avervi intrattenuto e anche chiaramente orientato un po' di più, perché questo è un PCTO e quindi l'obiettivo era questo. Grazie Elenia, grazie Matteo, grazie Alessia, grazie a tutti i prof che si sono collegati, se ci sono stati problemi ci scusiamo, la prossima volta faremo meglio. Buona giornata a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie, ciao.